70 domande di agricoltura, le abbiamo registrato nel corso di questi 2 anni e mezzo di attività del governo della regione, non a caso, già da tanto tempo, oltre un anno fa, abbiamo avviato tutte quelle iniziative che ci hanno portato a reperire una prima quantità significativa di terreni di proprietà della regione, di proprietà demaniale, in questo caso parliamo di 430 ettari che con un primo bando di carattere sperimentale, bando che viene pubblicato quest'oggi, vengono messi a disposizione. Peraltro abbiamo avuto la preziosa collaborazione degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che con le perizie hanno fatto sì che il giovane che partecipa a questi bandi avrà la precisa contezza in piena trasparenza di ciò per cui sta partecipando. E concessioni che avranno una durata di 20 anni rinnovabile, fatte a giovani che hanno il limite di 41 anni d'età alla scadenza del bando. Il canone che dovranno pagare sarà un canone assolutamente politico che dipenderà dal valore di questi terreni. Dicevo appunto, c'è tanta domanda di agricoltura, tanti giovani che hanno studiato, che hanno imparato anche le lingue o hanno imparato quelle che sono le migliori attività legate al mondo del marketing e del commercio, che vogliono tornare in Sicilia, che sono tornate e che hanno bisogno di sostegno da parte della regione, perché oggi comprare un terreno diventa per alcuni una chimera, perché sappiamo il tema delle garanzie, della difficoltà economica, della difficoltà delle banche a erogare con una certa facilità i mutui. In questo modo interviene la regione con un primo progetto sperimentale, ma siamo pronti poi con gli altri terreni già reperiti che saranno oggetto di perizie anche questi, la messa a disposizione per far sì, lasciatemi dire, che in Sicilia si possa vivere sempre di più di agricoltura, un'agricoltura anche al giovanile e quindi ricca di studio, di formazione, di competenza e di quella innovazione necessaria per competere e vincere in un mercato globale che non fa sconti a nessuno.